Stefano, una via di stagione incoraggiante dopo un weekend di gare in Australia molto intenso. Sì, un avvio positivo sicuramente, ma come abbiamo detto sin dall'inizio, è il primo passo di un cammino che sarà molto lungo. Quindi abbiamo visto un weekend un po' particolare, qualifiche tra il sabato e la domenica che sembravano avere messo un verdetto molto forte. Durante la gara lo scenario è cambiato, quindi bisogna essere prudenti. Sicuramente il nostro obiettivo era quello del podio, l'abbiamo centrato. Il fatto di essere davanti sulla classifica costruttori è un segno importante che sicuramente fa piacere a tutti quelli che soprattutto a casa lavorano in maniera così intensa giorno dopo giorno, ma adesso è già il tempo delle analisi, di fare le valutazioni di quanto abbiamo visto in questo primo weekend e già buttarsi nel weekend prossimo che è in Malesia. Entrambi Alonso e Massa si sono dimostrati molto competitivi. Quanto è importante questo per la squadra? Molto, avere sia Felipe che Fernando lì davanti è un segnale fondamentale per il nostro campionato. L'abbiamo detto, l'abbiamo probabilmente patito all'inizio dello scorso anno, quindi un segnale anche sotto questo profilo molto incoraggiante. La prossima gara in Malesia sarà su un circuito molto diverso dall'Albert Park di Melbourne. Quali sono le tue aspettative? Ma l'aspettativa è di vedere un weekend che probabilmente sarà diverso da quello che abbiamo visto fino a qui, condizioni meteo totalmente diverse, con possibilità di piogge molto intense, con temperature molto più elevate, quindi anche qui cercheremo di capire bene dove siamo e cerchiamo di sfruttare il nostro pacchetto, la nostra macchina, i nostri piloti, ma probabilmente vedremo un scenario totalmente diverso.